Ma visto che cosa è successo? Una cosa incredibile, io non ci credo ancora. Ma chi se l'aspettava? E poi ci siamo rimasti di un male, ma di un male. Di merda ci siamo rimasti, ma è pazzesco, io non riesco ancora a crederci. Per me è ancora tutta una fantasia, tutta una cosa che non ha senso. Ma la madre e il padre cosa fanno? Ma che madre e padre? Il ragazzo è orfano, vive con uno zio, un tipo che non lavora. Fa un sacco di cose strane. Antonio dice che è un tipo poco raccomandabile. Mi sembra di aver capito di chi si tratta. È una specie di barbone che abita in quella baracca giù là vicino al porto. Sì. E sì, adesso ho capito. Ma Matteo dov'è? Matteo non c'è. Dobbiamo aspettarlo. Lui poco fa ha ricevuto una telefonata, credo da quella gente. È uscito con Antonio, ma non so dove sono andati. Non hanno detto proprio niente. I rapitori si erano fatti vivi per telefono. Mi avevano detto che avrebbero parlato solo con me e che io avrei dovuto servire da tramite, anche per conto di tutti gli altri. Poi, senza lasciarmi il tempo di rispondere, mi avevano ordinato di andare subito, quel pomeriggio stesso, a una cappella abbandonata che c'era in un boschetto a qualche chilometro dal paese. Lì avrei trovato nuove istruzioni. Non mi avevano lasciato neppure aprire bocca e avevano riattaccato. Conoscevo il posto. Era su un promontorio dove spesso la gente andava a fare i picnic durante l'estate. Ma in questa stagione sarebbe stato desolato. Anche per questo avevo chiesto al capitano di accompagnarmi. Il posto era bellissimo e non aveva certo nulla di minaccioso. Intorno a noi c'era solo un gran silenzio e una gran pace. Quando Antonio ed io ci avvicinammo alla cappella mi sentii persino un po' ridicolo. Mi pareva quasi di essere tornato ragazzo e di stare inventando un gioco. Come allora, forse anche Antonio provò la stessa sensazione, perché a un certo momento ci scappò quasi da ridere. Comunque entrammo e trovammo subito il messaggio. In realtà si trattava di un plico. Conteneva un foglio di carta che lessi a voce alta e la voglia di ridere ci passò del tutto. Era la stessa scrittura delle lettere precedenti. Diceva: «Questi sono i capelli di Luigino Caffiero. Fateglieli vedere allo zio. Per il momento l'abbiamo solo rapato. Se venerdì sera a mezzanotte non lasciate qua stesso i 10 milioni in biglietti da 10.000 lire, la prossima volta ci troverete la testa del ragazzino, tagliata». Hanno fatto nato da me, ma chi sta in industria? Certo, povero guaglione, mannaggia. Ma non ti preoccupare, che si fanno lì? Un professore dice però. Mamma aspettando, ma quanto tempo mamma aspettando? E rimane finché vado dei carabinieri, perché non si può aspettare giù. Gesù, povero aglio, mamma, ci vediamo. Puoi dormire, eh? È tutto il giorno che stiamo litigando per questo fatto.
Io sono sicura che tu vuoi pagare 2,5 milioni per una persona che non conosciamo neppure. Ma chi te lo fa fare? Ma chi ha mai fatto niente per noi? E poi è assurdo. Io non so ancora quello che farò. Però so una cosa, che se accadesse qualcosa a quel bambino io mi sentirei come un verme. E poi sono sicura che non servirebbe neppure a niente. Ma è ridicolo! E poi non ci pensi che se gli altri tre non pagano, il ragazzino verrà ucciso lo stesso! E poi perché pagare? Noi abbiamo questo bambino nostro a cui pensare adesso! Non ci possiamo permettere di pensare ad altro! E poi io sono convinta che se anche si paga, il ragazzino verrà ucciso lo stesso! Dobbiamo pensare al nostro bambino adesso e basta! Non mi importa di quello che faranno gli altri tre, ma devo essere sicuro di quello che farò! È una scusa, non è vero niente. Quello che ti preoccupa è proprio quello che potrebbero pensare gli altri tre di te. Se tu non avessi paura di questo, a quest'ora avresti già avvertito i carabinieri. Tu hai paura di essere considerato un egoista, ecco che cosa c'è. Può darsi, ma soprattutto ho paura di essere. Ma insomma, si può sapere che vuoi fare? Lasciami in pace, Giovanni. Ho bisogno di pensare. Pensare? Ma chi hai da pensare? Tu non hai niente a che fare con questo affare. Ma chi è Luigino Cassiero? Un nome fantasma e nient'altro. Vabbè, il nome sarà fantasma, però il ragazzino esiste ed è vero. E adesso lasciami dormire. Ti giuro che non vorrei trovarmi nei loro panni. No, neanche io. Avessi visto la faccia di Matteo ieri quando abbiamo trovato i capelli del ragazzo. A questo punto però non bisognerebbe perdere più tempo. Secondo me dovremmo avvertire i carabinieri. Beh, avvertire i carabinieri a questo punto non lo so, è difficile. Ma perché volete che mi dica sulla tua responsabilità? Anche tu perché ti sei messo in questa faccenda? Ciao Matteo. Oi Matteo, con brutta cera di stamattina. Ho passato una notte schifosa. Sto pigliando caffè? Poco Giovanni, ha detto. Insomma io non so più che cosa fare, meno male che sono le vacanze di Pasqua e le scuole stanno chiuse. Ma con lo zio di Luigino Caffiero ci avete parlato ancora? Lo zio, tanto io sono venuto pure per questo, perché a me questo zio mi convince poco. Ma sai, ci ho pensato pure io, ma è un tipo che non mi piace, c'è qualcosa che mi sfugge. Appunto che io volevo parlargli ancora, volevo mettergli un po' di paura per avere una poca se dice proprio la verità. A me mi pare una buona idea, anzi mo sa che faccio, vado al bar Omega a parlare con Pietro per vedere chi sta che marone pensa, perché io non ho avuto ancora la possibilità di parlargli. Ma qualcosa dovete pur decidere, io penso che bisogna andare dai carabinieri. Dai carabinieri, certo che tempo non ce n'è, domani è venerdì. E io che ci posso fare? Perché ha già cacciato 2 milioni? 2 milioni sono 2 milioni, i parì, i lavori! Ma non parlate così forte perché altrimenti lo viene a sapere tutto il paese. Ma professore, a me come ne importa che stava tutto il paese? Voi state parlando che noi amma papà. Ma voi che dici? Io non sto dicendo che voi dovete pagare né che io ho deciso di pagare. Qui ognuno deve agire secondo coscienza. Vabbè, allora io l'idea ce l'ho. Vuol dire che sia amma papà? Pavamo tutto qua, pavamo tutto il paese. E facciamo una bella con lei e non se ne parla più. Ma tu si fa? E così lo facciamo sapere a tutto il paese. Che scorno, oh Gesù Gesù! Beh, potrebbe essere pure un'idea buona. L'importante è che siamo tutti e quattro d'accordo. Facciamo una cosa, io ho telefonato già al dottor Martelli. Forse viene pure il geometra. Vieni pure tu e così ne discutiamo un po'. Ma come faccio a venire? E cacchio ci rimangono, tu, beh, ci puoi lasciare tua moglie, tuo figlio. Ci rimangono.